Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a quello che sarà il mio quarto episodio sulla modalità, diciamo tra virgolette, storia di Dragon Ball Legends. Quest'oggi iniziamo la saga della squadra Ginyu e più precisamente quella di Ginyu, quindi ragazzi mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio ed inoltre vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti al canale per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Mi scuso immediatamente per via della mancanza dell'audio del gioco, non so come sia potuto accadere, comunque indagherò. Questa sarà la prima parte, ripeto, della modalità storia con Ginyu. Nella quale affronteremo Ginyu. Come ben sapete, nello scorso episodio abbiamo visto praticamente Vegeta, Gohan e Junior messi alle strette dalla squadra Ginyu. E qui ovviamente arriva Goku in loro soccorso. Come potete vedere ho aggiunto una musica di sottofondo giusto per creare un po' l'atmosfera. Ragazzi, mi raccomando, guardate il video fino agli ultimi 20 fino all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, anzi scusate. Allora, bene, qui c'è Vegeta che avverte Krillin e Gohan di non sottovalutarli, cioè quelli della squadra Ginyu, e ovviamente Recom, Barter, Gis e Guldo se la stanno giocando, se non sbaglio, a carta e forbice e sasso per chi dovrà cominciare. Ovviamente chi ha visto Z, immagino tutti quanti sapranno come va a finire. Recom si becca Vegeta e Guldo si becca Krillin e Gohan, mentre Gis e Barter se la stanno a godere, si godono lo spettacolo in pratica. Guldo, a me toccano sempre gli scarti, vabbè. Anche se bisogna ammettere che in quel momento lì tecnicamente, calcolando che Guldo dovrebbe avere un livello di 10.000, Krillin e Gohan avrebbero dovuto massacrarlo, però va bene. Allora, cominciamo la prima partita, ragazzi. Restate con me fino alla fine, mi raccomando. Allora, come vedete, noi abbiamo scelto Pai Kwan come nostro primo guerriero. Come potete vedere sarà una vittoria davvero facile, durerà veramente pochissimo. Ok, l'abbiamo distrutto. Sì, qua abbiamo un po' di personaggi al 1000. Ovviamente il video l'ho registrato qualche giorno fa, ma lo faccio uscire solo adesso e vi assicuro che adesso ne ho tipo il triplo al 1000, quindi il mio unico rammarico in questo gioco è che i cristalli ci metti tanto a guadagnarli, ma ci metti tipo 2 secondi a perderli. Va bene. Allora, cominciamo la seconda battaglia, che se non sbaglio dovrebbe essere quella in cui Vegeta elimina Guldo, colpendolo alle spalle ovviamente, però intanto lo elimina. Vabbè che Vegeta non avrebbe avuto nessuna difficoltà con Guldo. Comunque, infatti abbiamo scelto proprio Vegeta per questa battaglia, anche se tecnicamente avrebbe dovuto indossare l'armatura Scouter, però ok, non ce l'ho il personaggio ancora. È l'unica Sparking della prima patch che mi manca. Li ho tutti. Addirittura ogni volta che faccio, che becco una Sparking, mi vengono fuori Pai Kwan o Junior, cioè una roba assurda, va bene. Allora, l'abbiamo praticamente distrutto. Ora possiamo proseguire.
Dopo questo video porterò la seconda parte sempre della saga di Ginyu, che comunque dovrebbe durare ancora pochi minuti, un 5-6 minuti, e poi inizieremo la nuova saga che è stata aggiunta con come avversario ovviamente il carissimo Freezer. Bon, qui abbiamo Ginyu che ha bloccato con la paralisi Krillin e Gohan e sta per eliminarli, e ovviamente poi interviene Vegeta, il quale vede i suoi tra virgolette alleati in difficoltà ed elimina Guldok praticamente tagliandogli la testa con un baglionetto proprio. Non ho ben capito perché tutti quanti dicono come ho potuto finire così ucciso da una scimmia, cioè non mi sembra che i Saiyan fossero proprio così debole, Poi Guldo proprio con 10.000 di livello di combattimento, Vegeta non lo so, lì ha già sconfitto Zarbon, quindi dovrebbe avere sui 30-35.000 di livello di combattimento, non mi pare così debole, vabbè. Comunque, andando avanti, adesso dovrebbe essere il turno di Recom. Difatti tocca a lui. Ok. Intanto Goku sta arrivando sul pianeta Namek, Guld è stato eliminato e ora è il turno di Recom. Bisogna dire che appena apparsi come personaggi mi hanno lasciato un po' perplesso, vabbè che ero piccolo, ho avuto 5 anni quando li ho visti per la prima volta. Ecco, difatti ha detto che il livello di Vegeta ha superato i 30.000, eccolo qua. E dicevo, quindi quando li ho visti la prima volta pensavo fossero dei burloni, degli idioti, tanto per dire qualcosa, anche perché non mi aspettavo che fossero veramente forti. E invece poi Recom bastona di brutto Vegeta. Cioè all'inizio sembra che Vegeta abbia la meglio, però poi Recon si dimostra un osso più duro di quello che sembrava. Allora, cominciamo, ovviamente lo batteremo con estrema facilità, anche perché siamo al 1000. E qui c'è andata di lusso, e anche Vegeta è andata di lusso. Non vi preoccupate per i cristalli, tornerò a rifarli in seguito per prendere i punti, ovviamente, i cristalli. Adesso vi sto solo facendo vedere la storia. Comunque questa storia, se non sbaglio, dovrebbe essere uscita una settimana e mezza fa. Allora, questa è la seconda parte dello scontro tra Vegeta e Recom. Qui è la parte in cui Recom bastona Vegeta. Dopo questa ci sarà ancora uno scontro nel quale, ovviamente, continuate a guardare, vedrete. Allora, ovviamente anche qui lo battiamo facilmente. Ecco fatto. Ovviamente voi godetevi le parti a fumetto, anche gli scontri, va bene, anche se durano pochissimo in questo momento, perché comunque sono praticamente OP per i personaggi che mi vengono schierati contro.
Ok, Goku è arrivato, ragazzi. Ora tocca a lui. Ovviamente Goku stende Rekom, come ben sappiamo, con una semplice gomitata. Eccola qua. E qui Vegeta comincia a farsi le sue fisime mentali. Comunque, ora è il momento, e questo sarà l'ultimo scontro del video, dell'episodio, di questa parte, tra Jis, Barter e Goku. Ok, cominciamo. Scegliamo Charlotte Junior e Pai Kwan, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi di lasciare, intanto che vi faccio vedere l'ultima battaglia, di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. Inoltre vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti, per continuare e per non perdervi ovviamente nessuno dei prossimi video di questa serie o delle altre che sto provando sul canale. Mi raccomando, ragazzi, attivate anche la campanella, mi raccomando, e ci conto. Noi ci vediamo al prossimo video e gustatevi l'end dell'episodio. Ciao ciao!